Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Q&A. In poche parole rispondo alle vostre domande. Vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domande in cui avrei poi risposto in questo video. Quindi se volete magari farmi delle domande per il prossimo video Q&A, andate a seguirmi su Instagram, mi raccomando, sono diventata un sacco più attiva. Pubblico, non dico tutti i giorni, però qualche volta a settimana sì, insomma, vi aggiorno più spesso di come faccio qui su YouTube perché riesco ad interagire un po' meglio, ovviamente creare contenuti su Instagram è molto più veloce. Comunque, senza perderci in chiacchiere, visto che questo già sarà un video molto lungo e molto chiacchieroso, già lo so, ne ho fatti altri e sono durati tutti, credo, 30 minuti, qualcosa del genere. Quindi cerchiamo di non farlo durare così tanto, cercherò di rispondere a quante più domande possibili. Allora, Lucia Petti, scusatemi se dovessi pronunciare male i vostri cognomi, i vostri nickname, come al solito so quanto è brutto sentir pronunciare male il proprio cognome, quindi vi chiedo scusa già in anticipo. Mi chiede quale accademia di trucco hai frequentato? È una domanda a cui già ho risposto miliardi di volte. Comunque me la continuate a fare tantissimo. Ho frequentato l'accademia di trucco professionale che sta ad Ottaviano, qui a Roma. Chiametta mi dice: ti metti mai dei vestiti? Ti vedo spessissimo solo in jeans. Sì, li metto i vestiti, però ovviamente nella vita di tutti i giorni sto vestita molto spesso con i jeans o con la tuta, anche quando giro, magari sopra sono vestita, diciamo bene, ma sotto in realtà ho la tuta. Quindi diciamo che sono più che altro una persona da pantaloni, però si porto anche gonne e vestiti. Allora, Marta May mi fa diverse domande: come andavi a scuola, che tipo eri da adolescente? Raccontaci un po' della tua adolescenza. Raccontaci un po', scusate, della te da adolescente, che siamo curiose. Questa è una bella storia. Già ve ne ho parlato, la mia adolescenza non è stata proprio felice, anzi, al contrario, è stato un periodo della mia vita molto buio e molto, molto, molto triste. Mi piacerebbe tanto parlarvene in un video, ma non vorrei fare tipo quella che, oddio, fa la vittima, poverina, bla bla. Ho avuto una pessima esperienza a scuola, insomma, è stato, vi ripeto, un periodo un po' brutto della mia vita, però so che tante altre persone si trovano in una situazione del genere, quindi magari sentire qualcuno che ha passato le stesse cose e sentire come ne è venuto fuori potrebbe essere di aiuto a qualcuno. Quindi vorrei parlarvene in un video, devo solo un attimo prendere il coraggio e farlo. Allora, Gabriella GRS mi chiede: conosci l'Accademia di Simone Belli? Se sì, cosa ne pensi? Ne ho sentito parlare, però sinceramente non conosco né lui, né sono mai andata nella sua accademia. Ho visto qualche suo lavoro, so che lui lavora con tantissime star, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, però sinceramente non voglio darvi opinioni di cose che non conosco. Magari provate a chiedere a qualcun altro che ha frequentato la sua accademia. Allora, Sele Scartozzi mi chiede: come ti prendi cura della tua pelle, in particolare le occhiaie? Sei meravigliosa, grazie infinite. E voglio farvi un video dedicato. In realtà non ho ancora trovato un buon contorno occhi, vorrei provare quello di Kiehl's, quello famosissimo, tipo super mega corposo. E appena riesco a trovare un buon contorno occhi, vi prometto che vi faccio la skincare routine. Me lo state chiedendo tipo da mille mila anni, quindi vi prometto che prima o poi ve la faccio. Io non so se è giusto che ogni volta che filmo mi vanno le cose negli occhi. Ok, sto tipo morendo con un granellino di mascara, credo, dentro l'occhio. Faremo finta di niente, cercheremo di non piangere per tutto il video, però insomma, se mi vedete una gocciolina scendere dall'occhio, il motivo è appunto il mascara. Allora, Donatella Riso, non so quale sia il nome completo perché in realtà non me lo fa vedere, quindi appunto non so cosa c'è dopo. Mi chiede: il fondotinta lo usi sempre con la cipria o alcune volte senza? Assolutamente sempre con la cipria. Se devo applicare il fondotinta e non ho tempo di mettere la cipria, preferisco non mettere il fondotinta, piuttosto magari utilizzo un fondotinta in polvere così unisco i due utilizzi. Però secondo me mettere il fondotinta senza almeno un velo di cipria non ha senso, perché non andiamo a fissare il fondotinta e quello non dura più di 2 ore nell'arco della giornata. Lucri Moll mi chiede: attualmente che lavoro fai? È una domanda che mi fate spessissimo, ma non so, penso non ci sia neanche bisogno di rispondere a questa domanda. Uno, gran parte del mio lavoro è quello che faccio qui su YouTube, quindi sì, sono una YouTuber, anche se
È strano da dire, tipo quando lo dici in giro, che lavoro fai? Io faccio anche video su YouTube, tipo la gente dice, in che senso? Sì, è un lavoro anche questo, ragazzi, vi posso garantire che impegna tantissime ore, cioè non immaginate neanche quante. E poi sono una truccatrice, questo pensavo si fosse capito, ma a quanto pare no, perché me lo chiedete davvero in tantissimi. Sono una truccatrice e sono una YouTuber. Allora, Sara Bertelli mi fa due domande. Uno, che scuola hai fatto? Se parli di scuola di trucco, già ho risposto. Se parli di scuola, cioè di superiori, ho frequentato l'Istituto Tecnico Aeronautico, una roba che non c'entra niente con quello che faccio adesso. E un'altra domanda, aspettate che la apro. Mi chiede: lo sai anche te di sta cosa della Delellis e Irama? Io non ne posso più. Ah, chi è Irama? Non ho idea di chi sia questa Irama. Ah, ma forse è tipo un tizio di amici, è possibile? La Delellis la conosco, secondo me lei è davvero bellissima. Non mi vado a mettere in mezzo a tutti i casini, le polemiche che ci sono, però l'altro tizio credo sia di amici, non ne sono sicura. Sempre la ragazza di prima, Lucri, mi chiede: anche se ad una donna non andrebbe mai chiesto, haha, ma quanti anni hai? Non ho nessun problema a dire la mia età e non vedo perché ci sono persone che non vogliono dirlo. Ho 25 anni. Scheggia395 mi chiede: hai provato i prodotti del marchio Clio Makeup? No, ragazzi, non li ho provati e so che ha aperto, come si chiama, il pop-up store, tipo quello che c'è per un periodo di tempo qui a Roma. Se riesco ad andarci, forse proverò qualcosa. Mi piacerebbe tanto provare i rossetti, però ad essere sincera, la palette non mi ispira per niente, per questo motivo non l'ho mai comprata. So che Clio è un personaggio super mega adorato, quindi non prendetelo come un attacco a Clio. A me personalmente la tonalità della scala colori che c'è nella sua palette non mi ispira così tanto, altrimenti l'avrei comprata e l'avrei testata per voi. Però i rossetti, ma soprattutto i rossetti liquidi, sono davvero curiosa di provarli, quindi se riesco ad andare li prendo, così magari facciamo un video test insieme. Gold Mati dice: miglior correttore che non secca il contorno occhi. Allora, per il contorno occhi secco ve ne consiglio due. Uno è il Fit Me di Maybelline, che è abbastanza facile da reperire, ma comunque vi consiglio di comprarlo su Amazon perché costa molto di meno rispetto che in negozio. Due è il Bourjois Healthy Mix Concealer, quello io lo compro direttamente su Amazon, anche lì costa pochissimo, però so che questo brand è arrivato nelle profumerie Tigoda. È difficilissimo da dire questo, Tigoda. Quindi se magari ce l'avete vicino a casa, dategli un'occhiata. Questi sono i due migliori correttori per contorno occhi secco che ho provato al momento. Chiara mi chiede: fai un altro lavoro oltre alla YouTuber? Già risposto a questa domanda. Juicy EG mi chiede: hai provato i prodotti Astra? In realtà ne avevo provato qualcuno, credo un ombretto in crema, ma vi parlo di tantissimi anni fa, c'è roba che li ho buttati perché si sono asciugati nel barattolino. Sinceramente non so per quale motivo, poi non li ho mai riprovati, ma non so neanche qui vicino a me dove li vendono, non lo so. Non è un marchio che mi ispira così tanto, cioè, se devo comprare, scelgo di comprare altre cose, anche perché lo sapete benissimo che tutto quello che vedete sul mio canale lo compro di tasca mia, quindi se devo scegliere ci sono altre cose a cui do la precedenza. Allora, Daniela Dattoli, anche qui non mi fa vedere, credo, il nome completo perché mi mette i puntini, mi dice: non è una domanda ma un'affermazione, più persone dolci come te. Che carina Daniela, grazie mille. This girl likes, e tu mi scrivi sempre in privato, però anche qui non mi fa vedere il nome e non mi ricordo il nome completo. Mi scrivete, voi neanche immaginate in quanti siete a scrivermi su Instagram, su Facebook, su YouTube, io rispondo sempre a tutti quanti. Quindi perdonatemi se magari non ricordo bene i vostri nomi, ma siete veramente tantissimi. Mi chiede: cosa ami di meno del tuo lavoro? C'è qualcosa che ti irrita tanto a giorni? Allora, se parliamo del lavoro di YouTube, mi irritano tanto le persone stupide che lasciano commenti cretini sotto i video, e mi limito semplicemente a cancellarli o a non rispondere, però vorresti mandarli a quel paese, scrivergli tante cose brutte perché sono loro i primi a scrivere tante cose brutte nei tuoi confronti senza neanche conoscerti. Questa è la più grande cosa che mi irrita del mio lavoro qui su YouTube. Se parliamo del mio lavoro da truccatrice, ci sono
tanti piccoli aspetti che ovviamente come ogni lavoro magari non ti vanno proprio genio, quindi magari quando becchi la persona, non lo so, vuole quasi far vedere che ne sa più di te, ma in realtà non sa di cosa sta parlando e quindi vuole convincerti a fare una cosa, quando magari trucchi le persone davanti allo specchio e tu hai il tuo modo di truccare, loro quando non vedono che ancora è finito già dicono "Ah, ma fa schifo", e poi tu gli dici "Aspetta che devo finire", finisce e ti dicono "Wow, ma è bellissimo". Non lo so, il mio lavoro da cioè il mio lavoro, il lavoro da truccatrice, da truccatore può essere pesante anche sotto l'aspetto psicologico perché è un lavoro in cui dobbiamo supportare anche dal punto di vista appunto psicologico la persona che abbiamo davanti, quindi delle volte quando ti incontri con persone con cui non vai proprio d'accordo può essere pesante, però ovviamente va fatto come tutti i lavori, non possono essere belli fighi e non avere niente che non ci piacciono. Però devo dirvi, ragazzi, io sono abbastanza fortunata. Trovo, forse anche, non lo so, il modo come ti relazioni con le altre persone, non lo so, il 98% delle persone che trovo sono davvero delle persone carinissime e gentilissime, quindi queste cose che vi ho appena elencato fanno parte di una percentuale davvero piccolissima di persone che incontro. Allora, Nicoletta.vent, e anche qui mi mette i puntini, scusatemi, non so perché non mi mette i nomi interi, mi dice: cosa consigli di fare ad una MUA, cioè makeup artist, per pubblicizzarsi agli inizi? Allora, Nicoletta, all'inizio è un po' difficile. Cioè, quando fate il corso di trucco non pensate che uscite da scuola e diventate dei mega truccatori con tantissimi clienti che vi stanno aspettando. Per carità, può succedere, però questo lavoro è molto più difficile di quanto si pensa, soprattutto in una città come Roma, come Milano, in città comunque dove di truccatori ce ne sono davvero tanti. Quindi quello che ti consiglio e quello che consiglio a tutti quelli che stanno affrontando l'inizio di questo percorso è di bussare a tantissime porte. Non vi scoraggiate se vi dicono di no, non vi scoraggiate se vi dicono che non vi pagano, non vi scoraggiate se vi propongono delle situazioni di lavoro davvero schifose perché all'inizio succede. Quando poi iniziate a farvi il vostro book, iniziate a farvi il vostro giro di clienti, diventa tutto un passaparola, quindi la persona che avete truccato si è trovata bene, ha messo una foto su Instagram, quindi una sua amica che ha visto la foto vi può contattare, stessa cosa con le spose, magari mi è capitato di truccare la cugina di una sposa che avevo fatto l'anno prima, diventa tutto un passaparola e ogni anno riuscirete ad avere un giro di clienti sempre più grandi e quindi questo è quello che vi consiglio di fare all'inizio e niente, sicuramente ci sono altri metodi, però non vi scoraggiate se beccate tanti pali in faccia perché può succedere, cioè può succedere, questa poi è la realtà, non è tutto rose e fiori, tipo ah esco, wow che bello, adesso trucco, non lo so, Monica Bellucci, no, non è così facile, è difficilissimo. ChiaraGram93 dice: quanto sei alta? Comunque sei davvero una ragazza d'oro, grazie infinite. Allora, sono alta 1,68 m, 69 m. Diciamo che se baro scrivo anche 1,70 m, però più o meno quelli sono i centimetri. Allora, Sara Zucker mi fa tantissime domande, cioè cercherò di rispondere a tutte quante. Sei felice in questo momento della tua vita? Sì, sono felice anche se in questo momento gli occhi mi stanno lacrimando tantissimo e non capisco il perché. Forse perché questa notte ho dormito proprio a cavolo e è da stamattina che mi lacrimano. Comunque, sono felice in questo momento della mia vita? Sì. Sto cercando di affermarmi in tutti gli aspetti della mia vita, sto lavorando tantissimo. E quindi sono felice anche di essere poi così stanca la sera e magari andare a dormire, non lo so, alle 10 come fa mia nonna. Però in questo momento posso dire che sono felice. Poi mi chiede: sei per la pizza o per il sushi? Bella domanda. Non lo so, dipende, dipende dalla giornata, però mi piacciono entrambi. Dove vorresti andare in viaggio? Vorrei andare in tantissimi posti, mi piace tantissimo viaggiare e vorrei andare in tanti posti anche un po' lontani, però viaggiare ovviamente è molto costoso, quindi per il momento non mi è possibile. Mi piacerebbe andare, ne stavo parlando proprio l'altro giorno con mia sorella, in Islanda. Il sogno della mia vita è vedere l'aurora boreale, quindi prima o poi devo riuscirci. Però l'Islanda mi attrae davvero tantissimo. Mi piacerebbe andare in Canada con tutti a vedere tutti i laghi, a vedere il fogliame, bellissimo. Mi piacerebbe andare in Nuova Zelanda che ha dei paesaggi mozzafiato, bellissimi, e poi girare un po' l'America. E ovviamente
In mezzo a questi viaggi mi piacerebbe aggiungerne altri, però queste sono le mete principali. Vorrei andare in Lapponia al villaggio di Babbo Natale. Sì, lo so, sono così matta. Vorrei andare al villaggio di Babbo Natale e tipo morire lì dentro. Allora, Marius Make, credo sia make up ovviamente il continuo, mi chiede: Giulia, un consiglio a chi vuole girare il suo primo video su YouTube? Grazie. Allora, questa domanda è un po' particolare, nel senso che dipende anche da che tipo di carattere avete. Io ero timidissima, cioè mi ricordo il primo video che ho girato, ragazzi, li ho oscurati i primi video, però sarebbe carino fare tipo un react non lo so, al mio primo video, al mio primo tutorial, soprattutto a quello parlato. Il primo video l'ho girato soltanto con la musica, senza parlare, perché mi vergognavo tantissimo. Quindi direi: un consiglio per chi vuole girare il primo video. Allora, buttatevi. Questo penso sia il consiglio più grande che posso darvi. Buttatevi, se non vi piace tanto, l'avete visto solo voi, lo cancellate, non succede nulla. Se vi piace lo pubblicate, potete sempre oscurarlo, potete sempre cancellarlo, potete, cioè non potete, migliorerete sempre di più, imparerete a montarlo meglio, imparerete quali sono le luci più adeguate per girare il video, imparerete quali sono le vostre angolazioni migliori per fare una foto. Quello fa tutto parte del percorso, di un percorso lavorativo, perché poi, ragazzi, YouTube è bellissimo, però vi ripeto, impegna davvero tantissimo tempo, quindi diventa poi parte del lavoro, o comunque diventa il lavoro full time di una persona. E soprattutto, ragazzi, non vi fate scoraggiare se compaiono dei commenti negativi sotto al video, sono sempre persone che non vi conoscono, persone insoddisfatte della propria vita, persone che hanno avuto una giornata di cacca e quindi aprono il video della prima persona che trovano e gli sfogano tutta la frustrazione della propria vita addosso. Quindi, se vi lasciano qualche commento negativo, fatevelo scivolare addosso e chi se ne frega, continuate a fare quello che vi piace. Chia trattino basso Ra, carino, 92, dice: Ciao Giulia, tra i rossetti lip stain di Sephora, quale nude mi consigli? Allora, tra l'altro anche questo è un rossetto di liquido di Sephora, vi lascio comunque tutto quello che ho sul viso qui sotto in descrizione come al solito, perché so che mi chiederete qual è il colore del rossetto. In realtà, Chiara, ce ne sono tantissimi. Io ti consiglio di andare in negozio, di fare degli swatches, aspettare un pochino che il rossetto si asciughi sulla mano, perché questi rossetti tendono a cambiare un pochino colore quando si asciugano, quasi tutti tendono a scurirsi. Quindi direi: mettili un po' sulla mano, vedi qual è la tonalità che ti piace, se è più marroncina, se è più rosa, se un nude più scuro, un nude più chiaro. Magari avvicina gli swatches alle labbra e immagina come potrebbe stare quel colore su tutte le labbra e scegli il rossetto che più ti piace. Sofia Biffi mi dice: Ciao Giulia, mi consiglieresti una buona palette sui toni del rosa, malva, bordeaux? Allora, dipende che budget hai sempre. Se le cerchi molto economiche, ti consiglio di vedere tra quelle di Milani, gli ombretti sono davvero carini, oppure puoi vedere tra quelle di Morphe, anche lì parliamo di prezzi molto bassi. Altrimenti ti consiglio di guardare tra gli ombretti e le palette di Color Drain, sono davvero bellissime. Comunque, ho fatto, se vi può interessare, se non l'avete ancora visto, un video dedicato alle mie tre palette preferite di tutta la mia collezione. Ve lo lascio cliccabile qui se ancora non l'avete visto. Allora, Sara Piccioni mi chiede: appena finita la scuola, hai sin da subito intrapreso la strada del make-up? In realtà, siccome vi ho detto, io ho fatto l'aeronautico, tipo fin da piccola volevo diventare un pilota di aerei. Poi crescendo mi sono accorta che quella non era per niente la mia strada, ma io da piccola ero proprio convinta, cioè mi piaceva tantissimo. Sono arrivata all'incirca all'ultimo anno di superiori che ho capito che quella cosa proprio non faceva per me. Quindi ho finito scuola, ho iniziato a dare un po', ho fatto la babysitter per qualche mese. Sì, ho finito scuola, ho fatto la babysitter per un annetto più o meno da settembre ad aprile, poi che carini i bambini che tenevo, li vedo anche adesso ogni tanto. Ovviamente prima erano dei nanetti, adesso sono dei ragazzetti. È troppo bello vederli e vedere quanto ancora io voglio bene a loro e loro vogliono bene a me, anche se poi in realtà li ho tenuti veramente 7 mesi, però mi sono affezionata tantissimo. E poi ad aprile, me lo ricordo, all'incirca vicino al mio compleanno, ho iniziato a lavorare da Sephora e ho lavorato per un periodo in negozio, poi ho iniziato a truccare
per conto mio, poi ho fatto il corso di trucco, poi ho lavorato ancora in negozio e poi ta-ta, eccomi qui. Allora, Morimoni98 mi chiede: ti piace il calcio? Se sì, per quale squadra tifi? Questa è una domanda tipo ta-ta-tan. Allora, sapete per quale motivo? A me piace il calcio. Però non sono tipo una tifosa di quelle sfegatate e lo so che in tantissimi dite: ah, sei di Roma, sei romanista. Non è proprio così. Adesso vi dico di che squadra sono, però voglio fare una piccola premessa perché mi vedo solo magari le partite quelle più importanti, ma sinceramente non è che me ne frega poi così tanto, cioè quelle sono persone che guadagnano 100.000 euro al giorno e perché noi dobbiamo stare a insultarci tra di noi se la squadra perde oppure a dire oh, che cavolo, però oggi abbiamo perso 2-1 e tanto a quelli non gliene frega niente perché tornano a casa e per loro è soltanto lavoro. La squadra per cui tifo è la Juventus e però vi ripeto, prendetela molto con le pinzette perché sinceramente non sono una tifosa di quelli ah, dovete morire tutti voi dell'altra strada, dell'altra squadra, cioè veramente non me ne frega poi così tanto. Mi piace il tennis. Andrea gioca a tennis. Siamo andati, oddio, per quanti anni? Forse 3 o 4 anni, neanche mi ricordo, agli internazionali BNL che fanno qui a Roma. E mi piace tantissimo il MotoGP. Mi piace proprio tantissimo. Cioè, sono stata tipo una volta a Misano, 5 volte al Mugello. Spero l'anno prossimo di riuscire a ritornarci. Quello è uno sport che mi piace. Il calcio, diciamo, un po' così. Allora, K Ferrero mi dice: ciao Giulia, il miglior fondotinta secondo te? Sei bravissima e simpaticissima, grazie infinite. Ti consiglio di andare a vedere il video che ti metto qui, in cui parlo dei fondotinta migliori per ogni tipologia di pelle, perché dire qual è il fondotinta migliore per tutti quanti è un po' restrittivo. Ogni tipo di pelle ha una necessità diversa, quindi non posso consigliarti un fondotinta non sapendo quali sono le tue, tra virgolette, problematiche. Ti consiglio di andare a vedere quel video così almeno in base al tipo di pelle che hai riesci a scegliere un fondotinta. Allora, Giulia Bellai mi chiede: chi ti piacerebbe conoscere o incontrare come truccatore sia italiano che straniero? Mi piacerebbe tantissimo conoscere il truccatore di Kim Kardashian, Mario, sicuramente lo conoscete, è famosissimo, anche se non conoscete lui, avrete visto sicuramente dei suoi trucchi perché Kim Kardashian più o meno si fa toccare soltanto da lui. Non lo so perché, a parte il fatto che è davvero bravissimo, a vederlo così mi sembra una persona davvero carina. Poi magari mi sto anche sbagliando, però sembra davvero una persona carina. Mi piacerebbe davvero conoscerlo. Allora, She is Daisy mi chiede: nessuna matita nera mi dura all'interno dell'occhio. Consigli? Come posso fare? Allora, neanche a me nessuna matita non nera e qualsiasi altra matita dura all'interno dell'occhio. Le uniche matite che mi durano un po' di più sono quelle di Wacom, tipo quella che ho in questo momento, che in realtà è ramata, che sono le Long Lasting di Wacom. Mi hanno detto che sono bellissime anche quelle della linea Wonderproof, dovrebbero essere waterproof, più o meno simili a quelle che vi ho appena nominato. L'unica matita, tra virgolette, nera che dura all'interno del mio occhio è l'eyeliner in gel di L'Oreal. Come lo metto? Lo puoi mettere con un pennellino oppure prendi la matita, lo prelevi con la punta e lo metti all'interno dell'occhio. Si asciuga subito, non dà nessun problema e quello veramente quando mi strucco la sera ce l'ho ancora. Allora, Marti Lucchetti, Lucchetti, tantissime io alla fine del cognome, mi chiede: farò un corso di make-up artist e le proposte di regalo sono tre. La mia domanda è quale scegliere? Aspettate che devo aprire l'altra domanda. Prima proposta 19 pennelli Kryolan, seconda prodotti Mesauda più 11 pennelli, terza prodotti MAC più 11 pennelli Mesauda. Allora, secondo la mia esperienza, quando vi danno dei kit a scuola non sono mai dei prodotti che poi andrete ad utilizzare nella vita reale, anche se magari alcune scuole danno dei kit di MAC, però magari ci sono cose che a voi non piacciono. Quello poi lo vedrete mano a mano che crescerete facendo questa professione. Non è che se il prodotto è marchiato MAC significa che è bellissimo. Quindi vi troverete comunque a capire quali sono i prodotti che vi piacciono e che non vi piacciono. Quindi ti direi: scegli il kit che ti sembra più completo e tanto probabilmente di quel kit
Continuerai ad utilizzare davvero poche cose alla fine della scuola. Utilizza quel kit per esercitarti a scuola e nel periodo in cui appunto frequenti l'accademia e poi mano a mano comprerai le cose per integrare questo kit. Allora, ci sono ancora un po' di domande, quindi cercherò di andare il più velocemente possibile per rispondere a tutti quanti. Lightning Z93 mi chiede: per una makeup artist è più facile truccare gli altri o se stessi? In realtà è un po' diverso. Però non lo so, dipende dalle occasioni. Ci sono alcune cose che magari su se stessi sono più difficili da fare che sugli altri. Però quando prendi la manualità, alla fine riesci a truccare sia te stessa sia gli altri senza nessun problema. Allora, Veronica Capo, mi chiede: da dove è nata l'idea di fare video su YouTube? PS, sei fantastica. Grazie, Veronica. Anche qui non mi fa vedere la fine del tuo cognome, quindi non so, come continui, capo, puntini, puntini. Allora, l'idea di fare video su YouTube è nata ormai tanti anni fa. Sono passati un bel po' di anni da quando ho iniziato. E vedevo che comunque per gli altri stava diventando, iniziando a diventare un lavoro e ho detto buttiamoci, proviamoci. Alla fine questa è la mia passione, mi piace insegnare agli altri e mano a mano che vado avanti mi rendo conto io di migliorare sempre di più sia truccando me stessa, sia truccando gli altri, sia nel modo in cui insegno quello che faccio. Quindi non lo so, è nata un po' così per gioco, però alla fine sta diventando una parte molto importante della mia vita. Allora, S. Caruso mi chiede: farai un video con prodotti di Clio Makeup? Un bacione. Aspettate che continua, lo devo aprire. Sei bravissima, ho imparato tanto grazie a te, grazie mille, grazie davvero. Mi fa un sacco piacere quando mi scrivete che imparate delle cose grazie ai miei video, cioè li faccio proprio per questo. Comunque, ho già risposto a questa domanda. C'è un'altra domanda sui prodotti di Clio Makeup. Perché non parli mai, non provi i prodotti di Clio Makeup? Non ti incuriosiscono? Anche a questa domanda ho già risposto. Isa Dragomir mi dice: che tonalità del fondotinta NYX Can't Stop Won't, aspettate che apro anche questa, Won't Stop usi? In realtà non uso quel fondotinta, quindi non te lo saprei dire. E trovi le tonalità di tutti i fondotinta che utilizzo se scritte sempre qui sotto nell'info box, quindi ti consiglio di dargli un'occhiata se vuoi sapere che colori utilizzo in ogni video. In realtà volevo fare un try on con questo fondotinta, però non so se vi può interessare, quindi fatemelo sapere con un commentino qui sotto, perché se vi interessa vado in negozio, lo prendo e lo provo insieme a voi. Martina Bilotta dice: ciao Giulia, raccontaci di un prodotto make-up peggiore che abbia mai usato. Un bacio. Dovrei andare un po' in giro nei miei video a cercare. Ah, ce l'ho. Ce l'ho. So che in tanti di voi mi scriverete qui sotto. Il prodotto peggiore che io abbia mai usato è il fondotinta liquido di Neve Cosmetics, che praticamente si ossida tantissimo, diventa super mega arancione e va via con l'acqua. Quindi a metà della giornata in cui ho provato quel fondotinta sono andata a lavarmi i denti e praticamente quando mi sono asciugata avevo, non lo so, tipo una barba bianca, perché il pezzo dove l'acqua aveva toccato la mia pelle si era levato il fondotinta. Per andarlo ad asciugare, cioè l'ho tamponato leggermente, si è allargato ancora di più e praticamente il fondotinta è andato completamente via in questa zona. Quindi avevo tipo il viso arancione, qui intorno bianco, è stato veramente bruttissimo. E in tantissimi mi avete scritto che non vi è piaciuto quel fondotinta, anche perché una ragazza mi ha detto: io lo metto quando vado sul motorino, non me lo scorderò mai. Mi escono le lacrime e mi ritrovo con le strisce bianche qui. Quello che ho pensato io è stato, cioè, tipo, se piove, che succede se una goccia tocca il mio viso? Comunque, quello è stato, penso, uno dei prodotti più brutti che io abbia mai provato. Però vorrei dire anche un'altra cosa: Neve Cosmetics fa tantissimi altri bei prodotti, non è perché ne boccio uno non mi piace. Significa che il brand fa schifo, vorrei sottolineare questa cosa. Mi piacciono tantissimo le matite per le labbra, mi piacciono tantissimo, come si chiamano? Non mi viene il gel, quello per sopracciglia, non mi ricordo esattamente, il brow gel, no, vabbè, non mi ricordo come si chiama, comunque il gel per sopracciglia. Tichetta scrive: cosa consiglieresti a una donna in tema di beauty in preparazione al matrimonio? Dipende cosa intendi, cioè dici come preparare la propria pelle, come forse un discorso generale intendi? Direi fatevi crescere le sopracciglia in modo da avere un bel disegno, ma questo non è per chi si sposa, è un po' in generale, e prestate un pochino più di cura alla vostra pelle, perché potete prendere il truccatore più bravo del mondo, ma se la vostra pelle sarà non curata, rovinata nel senso che non fate scrub, non mettete una crema,
bevete pochissimo, non lo so, mangiate male, quindi la pelle è piena di imperfezioni, è impura, è disidratata. Il truccatore può essere bravo quanto volete, ma se non c'è una buona base, l'effetto non sarà comunque wow. E quindi direi che il consiglio più grande che posso darvi è prestate un po' di attenzione alla cura della vostra pelle. Sara Lexi mi scrive: "Ciao Giulia, ogni quanto tempo andrebbero lavati i pennelli del trucco? Grazie mille." Allora, già ho risposto a questa domanda anche nel video in cui vi spiego come lavare i pennelli. In realtà i pennelli andrebbero lavati dopo ogni utilizzo, però mi rendo conto che è difficile. Esistono degli spray, dei liquidi disinfettanti che potete spruzzare sul pennello, il pennello lo pulite e lo disinfettate. Quello potete utilizzarlo per pulire il pennello ogni volta che lo utilizzate, poi ogni tanto, in base anche a quanto utilizzate i pennelli, quello vedete un attimino voi, gli date una botta di acqua e saponetta. Allora, ultima domanda. Elena Bugnone mi scrive: "Ciao Giulia, sei bellissima." Grazie Elena. "Vedi nel tuo futuro matrimonio e figli? Un bacione, Elena." Chiudiamo questo Q&A proprio col botto. Allora, mi è arrivata in questo esatto momento anche un'altra domanda di Angela Gaia 81, che è: "Come ti vedi tra 10 anni?" Quindi diciamo che più o meno le domande possono essere complementari, nel senso che matrimoni e figli, sì, sicuramente è una cosa che vedo nel mio futuro. Matrimonio, a me spiacerebbe tantissimo sposarmi, ma non lo so, perché sapete tutti quei programmi tipo abito da sposa cercasi, fighissimi, che fanno vedere tutti gli abiti bellissimi, le scarpe, queste stupidaggini qui che poi alla fine sono veramente cose che non servono davvero a nulla, però è una cosa che mi piacerebbe. Anche i figli, ovviamente, non credo che questo sia il momento giusto, quindi sono entrambe cose che vorrei, ma non in questo momento della mia vita. Ci sono altre priorità. Non vorrei fare i figli tardissimo, cioè non vorrei tipo andare oltre i 40, però sicuramente non credo che questo sia il momento giusto. Spero di avervi risposto. Quindi, ragazzi, queste sono tutte le domande che mi avete fatto. Sono riuscita a rispondere, spero, a tutte quante. Perdonatemi se qualcuna magari l'ho mancata, ma erano tantissime. Sto parlando da, non so, 40 minuti. Spero di avervi tenuto compagnia. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollice all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, oppure lasciatemi un commentino qui sotto se volete farmi delle domande, a cui magari risponderò al prossimo video. Ask Giulia. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!